Comincio io brevissimamente, ringraziando tutti quelli che ci sono e quelli che si aggiungeranno, perché sono sicura che qualcun altro arriverà, almeno così mi hanno detto. Vedo che c'è anche Alessandro Mortarino d'Asti, una delle colonne del Movimento dell'Acqua in Piemonte. Ringrazio soprattutto Corrado Oddi, che è invece una colonna del Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua, preziosissimo, e per l'esperienza sua precedente, oltre che per l'impegno che ha sempre dato, ma anche in questo particolare argomento del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, per le competenze specifiche che questa sera metterà anche a nostra disposizione. Se ne parla oggi, in questi giorni, sempre. Insomma, da un po' di tempo sempre di più, sentiamo notizie varie. Ci sono situazioni nelle quali i cittadini vengono informati dai loro amministratori, magari anche solo sommariamente, però qualcosa dicono. Noi a Torino e in Piemonte non sappiamo nulla, nulla. È vero che la città di Torino è in fase elettorale, quindi domenica prossima si voterà il ballottaggio, però la Regione Piemonte, nel pieno delle sue funzioni, non si sa nulla. Le poche informazioni che abbiamo le captiamo, come ha fatto Stefano Arzilli, il nostro acquaiolo di Torino, che è andato a una gita, chiamiamola così. In realtà era un tour di propaganda di SMAT, e così ha colto dal presidente di SMAT l'informazione che sul PNR SMAT, per esempio, ha avanzato due progetti, addirittura per 140 milioni di euro, uno dei quali è anche condivisibile, però nessuno ne sa niente, non l'hanno discusso nell'assemblea dei sindaci, e cioè questa sta diventando una partita gestita da chi ha il potere di gestirla, compreso il governo del quale sappiamo che si sta occupando del PNR, però che cosa sappiamo? Intanto bisogna conoscere l'impostazione di questo piccolo Piano Marshall, io lo chiamerei per l'Italia, perché più di 200 miliardi di euro è la somma più alta che l'Italia riceve tra tutti gli altri paesi d'Europa. Ha un sacco di documentazione e soprattutto però delle condizioni. Non è che in parte ci regalano anche 69 miliardi, vengono dati a fondo perduto, però i 100 e più, quasi 200, 150 che ci prestano e che dovranno essere restituiti, perché bisogna ricordarci anche questo, che non è che ci fanno il regalo e dicono però fai quello che voglio io, ti do i soldi, te li do magari a condizioni meno jugulatorie di quelle del mercato, me li restituisci, però te li do per fare quello che voglio io. Vabbè, non entro nel merito. Per quanto riguarda l'acqua, non è che ci siano poi tutti questi alberi di cuccagna, comunque diversi miliardi di euro ci sono. Per quanto riguarda l'acqua, però, ci sono delle condizioni che già conosciamo bene e sulle quali adesso ci parlerà più dettagliatamente Corrado. Usano quel termine inglese, divide, il divario, la separazione, la differenziazione, prima di tutto, tra i sistemi idrici del sud Italia e del nord. Non ci lusinga il fatto di essere considerati più bravi e efficienti del sud, perché se andiamo a vedere non è proprio così. Ma il fatto che la situazione meridionale nostra è più facilmente aggredibile, perché è meno organizzata ancora del nord, e lì c'è un disegno chiaro di privatizzazione. Non bastasse questo, ci sono dei documenti che i nostri compagni sono riusciti a procurarsi, uno del Ministero della Transizione Ecologica, che calca ancora la mano su questo per andare verso la privatizzazione, e l'altra della nostra nemica giurata,
ARERA, che è l'agenzia nazionale che praticamente governa ormai il sistema idrico perché il Parlamento ha conferito questi poteri, che a sua volta dice cosa si deve fare. Tutti questi signori dicono cosa si deve fare, tranne noi che non sappiamo nemmeno che cosa stanno combinando. Ma mi fermo qui e ti ringrazio ancora una volta Corrado per la sua presenza e direi a questo punto che possiamo cominciare perché siamo già un certo numero e non voglio far perdere tempo a nessuno. Diciamo che alle 21:15 cominciamo. E siamo abbastanza in orario. Grazie a tutti quelli che si sono aggiunti da quando ho cominciato. Corrado, a te la parola.